chiusura della quinta edizione del Master di secondo livello in architettura della salute, al quale hanno partecipato quest'anno 20 tra architetti e ingegneri provenienti da 10 paesi diversi. Una vocazione all'internazionalizzazione che la Facoltà di Architettura della Sapienza ha adottato a partire dagli anni 70. Sono 35 anni che il Dipartimento, che è una componente della Facoltà, il Dipartimento sta lavorando sui temi dell'internazionalizzazione. Abbiamo iniziato su un terreno molto volontaristico e politicamente impegnato andando in Mozambico negli anni immediatamente dopo la decolonizzazione. Successivamente ci siamo strutturati affinché il nostro apporto all'internazionalizzazione fosse un apporto di istituzione più che di persone legate a degli ideali politici anticoloniali. Il Ministero degli Esteri promuove questo master e lo cofinanzia. Perché? Quale importanza ha una formazione altamente specializzata per la cooperazione e lo sviluppo? Beh, perché pensiamo che contribuisca a dare un supporto al sistema paese, ecco. Cioè pensiamo che sia un modo per contribuire alla internazionalizzazione delle nostre università, a dare formazione ovviamente a giovani che provengono da paesi diversi e a stabilire un rapporto positivo futuro tra i partecipanti e l'Italia. Prima, durante e dopo lo svolgimento del master si crea una condivisione di quelle che sono le problematiche inerenti ai temi della programmazione e progettazione degli ospedali, il che significa che si creano i presupposti per la formazione di una rete di carattere internazionale e che continua anche nel tempo. Quindi il vero valore aggiunto è rappresentato da questo, cioè da un lato l'acquisizione di un know-how e dall'altra condivisione di problematiche comuni. Il master punta dunque a formare figure altamente specializzate che abbiano competenze aggiuntive rispetto a quelle del normale architetto, esperti in grado di dare vita a progetti aventi per fulcro l'uomo. In questo si sono cimentati gli studenti arrivati all'ultimo step della loro formazione, un progetto di riqualificazione di una struttura ospedaliera del loro paese già esistente e la creazione ex novo di una casa della salute. La casa salute è un prototipo innanzitutto che abbiamo inventato noi come dipartimento ed è un prototipo in cui si realizza la sintesi tra strutture sanitarie e strutture extra non strettamente sanitarie ma di carattere sociosanitario, che oggi rappresenta la domanda maggiore rispetto a una domanda strettamente sanitaria. I problemi ospedalieri che afferiscono la popolazione sono soltanto il 5% rispetto a quelli che sono invece i problemi di gran parte della popolazione che invece sono problemi di carattere sociosanitari, ossia non necessariamente che esigono un ricovero in ospedale. La capacità che loro acquisiscono non è la riproposizione acritica di un modello tipo morfologico asettico e quindi standardizzabile, ma è proprio la capacità avere la flessibilità di incidere specificatamente sul proprio territorio. Se si conferma la percentuale precedente dei corsi precedenti, attorno al 50% dovrebbe lavorare o direttamente per i governi nazionali o attraverso intermediari che sono le società straniere, probabilmente italiane, che operano in quei paesi e che hanno l'esclusiva nella progettazione di alcune strutture sanitarie e ospedaliere. Vorresti tornare nel tuo paese e magari applicare quello che hai imparato qui o invece rimanere qui? No, ritornare. Devo cominciare a lavorare con tutto questo. Come ti spiego prima, è un'opportunità unica per conoscere una cultura nuova. Devo migliorare questo. Abbiamo imparato tantissimo questo di tutta l'edilizia italiana,
devo ritornare a Guatemala per lavorare in questo.